La prima cosa che farà da eventuale segretario? Secondo me bisognerà fare degli atti importanti. In un luogo della resistenza e della nascita della democrazia, magari alle Fosse Ardeatine. Poi vorrei incontrare dei rettori delle università per dare un segnale della strada dove andiamo, creare lavoro e futuro con la scienza e l'innovazione. Poi sicuramente incontrerei quelle tante associazioni di volontariato, della solidarietà, che in questi anni non si sono stancati di stare accanto agli ultimi, cioè dei messaggi simbolici. E poi una grande assemblea di iscritti e segretari dei circoli per dirgli: ricostruiamo un tessuto che serva all'Italia organizzativo e democratico in questo paese. Una delle innovazioni che io voglio portare è smetterla di parlare male o criticare i dirigenti del PD. Ognuno sta in campo con le proprie idee e se cambiamo anche questo saremo più forti. Grillo Mattarella, che cosa dice? Secondo me queste provocazioni servono per distrarre gli italiani sulla catastrofe che stanno combinando al governo. In pochi mesi hanno detto che volevano cancellare la povertà e hanno sbagliato manovra. Stanno bruciando miliardi di euro, però è giusto costruire un'alternativa e cambiare, perché se non cambiamo loro rimarranno sempre. Abbiamo commesso un errore, perché abbiamo permesso culturalmente che i bisogni delle persone fossero rappresentati più dagli altri che non da noi. Noi dobbiamo costruire, ricostruire, il congresso deve servire a questo, non deve essere uno scontro fratricida su di noi. Il contratto non tiene. Quello che noi vediamo in queste ore, la sparata una volta sugli immigrati, una volta sul Presidente della Repubblica, una volta le liti sul condono, ci dicono che in realtà quel contratto che avevano scritto non tiene, e non tiene perché non è un programma, è un mostro insostenibile finanziariamente e contraddittorio nelle identità, perché questo è un governo sostenuto da un movimento che ha fatto la campagna elettorale sulla legalità e all'improvviso si trova a approvare un condono e un favore agli evasori fiscali. La ricerca su tutto del capro espiatorio, una volta gli immigrati, la seconda volta la magistratura, la terza volta il Presidente della Repubblica e poi i giornali e poi la libertà di stampa e poi l'Europa, per poi dire noi lo volevamo fare, ma è la democrazia che non ce lo fa fare, e quindi si preparano a un appuntamento magari per fare il salto che è il buio.